Buongiorno a tutti ragazzi, amici sportivi, a tutti e rivali di YouTube. Buongiorno, allora faccio sto video qua breve proprio in bici, ok, però sto tornando dagli allenamenti e ho deciso di parlare perché non riesco mai a fare un fottutissimo video, incredibile, come non riesco mai a fare video. Allora, adesso ne dobbiamo parlare seriamente, perché c'è stata la trattativa che riguarda Jovic, no? Per chi non lo sapesse, però sapete tutti ovviamente. Tanto mi scuso se c'è questo vento ridicolo, spero che si senta bene il video. Ragazzi, allora, però prima di tutto vi ricordo, iscrivetevi al canale, soprattutto andate a seguire Interista Dentro e poi fate quel cazzo che volete, ragazzi, fate scherzi. Allora, ragazzi, Jovic, lo voglio, non lo vorrei, sapete come la penso? Che non lo so. Cioè, se dovesse andare via Ibra, in teoria sì, in pratica no. Perché, allora, in pratica no, perché già si è fortunato. Adesso non so in che condizioni sta, ma non lo so neanche se lo deve via al Real Madrid con 35 milioni di euro. Se voi pensate che con quelli 35 milioni voi riuscite a portarmi Jovic, nel dubito io. Nel dubito che riuscirete a portarmi via, di portarmi Jovic. Però chi lo sa. Comunque, volevo un attimino dirvi due cose. Allora, un'offerta 35 milioni con diritto di riscatto, però ragazzi, Real Madrid sapete quanto l'ha pagato dall'Eintracht? Chi non lo sa, 60 milioni. È vero, c'è la possibilità che loro dicano no, però noi lo vogliamo 45-50. Che Real vorrà recuperare qualche soldo, diciamo così, perché comunque dato il Covid, ragazzi, 60 milioni si è svalutato di brutto. Ma sì, cioè nel senso è sceso dai 60 milioni, se sarà sceso a 40 milioni magari, sì, 45. Ma Real penso spingerà su 50, raga. Perché Real Madrid è così, vuole incassare, non ha bisogno di soldi, ma dove riesce te li fa sudare le trattative, anche perché noi abbiamo già preso un campione da loro che è Theo Hernandez, e non mi rompete le palle perché è un campione, un top player, ok. Poi adesso ci troviamo in questa situazione qua un po' strana, non so come concluderla, che io ti dico la verità, lo comprerei, vi dico la verità. Adesso ripensandoci, perché se va via Ibra, però se no, ragazzi, ma che andiamo a buttare? Boad, una scommessa di attaccanti. Adesso chi è che c'è stato? Milik non mi fa impazzire, visto come ha giocato in Coppa Italia, anche se ha segnato gol decisivo su rigore, ma non importa. Quindi ragazzi, facciamo una cosa bella, andiamo a prendere un giocatore che comunque sappia metterla dentro. Ma poi anche Piontek. Io Piontek, ragazzi, ci un po' mi dico Piontek e Andre Silva, ma sono state giuste le nostre mosse che abbiamo fatto in attacco. Non lo so, ragazzi, allora adesso vedremo cosa succede nei prossimi giorni. Intanto Kalulu, il giocatore del Milan, lo vedremo se giocherà contro il Lecce, ok. E, ragazzi, niente, alla fine io vi saluto, un abbraccio. E ragazzi, sempre forza Milan, mi raccomando. Spero che si senta sto video qua, mamma mia. Ciao.